Va ora in onda Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso, con Corrado Ferretto e Gioia Martinelli. Che sia un buon viaggio in nostra compagnia. 20 e 4 minuti, torna il Terzo Tempo Biancorosso. Ciao anche al nostro Corrado. Ciao, ciao a tutti. Come va? Come sta andando? Come vanno le ultime battute? Anzi, no, il mercato è effettivamente finito, 24. Chiedi come sto io dopo. Ma io non lo so come stai, ti vedo abbastanza agitato. Giorno di telefonate e di ricerche. No, diciamo che abbiamo ancora qualche ultimissima conferma da avere, perché c'è chi lancia il contratto alle 20.00, quindi magari qualcosa potrebbe ancora esserci nei minuti finali, ma di fatto credo che possiamo anticipare che è stata una giornata in cui sono state più le trattative non andate a buon fine che quelle, diciamo, portate a termine, perché al momento l'unica trattativa che possiamo dare come certa e ufficiale è il trasferimento a titolo definitivo di Cappelletti al Brindisi, dopo una lunga giornata di contrattazioni che ha visto poi di fatto il difensore biancorosso ottenere una sorta di buona uscita dalla società biancorossa e poi accordarsi con il Brindisi. È saltata, almeno di clamorose sorprese dell'ultimo secondo, invece la trattativa con Sébastien Desmaillots, che oggi aveva trattato a lungo la risoluzione del contratto, ma a pochi minuti dalle 20 non c'erano state comunicate, diciamo, accordi positivi, quindi Sébastien Desmaillots resterà in biancorosso almeno fino a gennaio, visto che non avendo rescisso entro le 20 di oggi non ha nessuna possibilità di giocare da un'altra parte, ripeto, fino a gennaio, cioè il 2 di gennaio, quando inizierà il mercato invernale. È saltata anche la trattativa di Scarsella al Pescara, Scarsella che oggi all'ora di pranzo aveva salutato un po' tutti allo Sporting, dando l'impressione di andare a trattare la sua cessione e dandola per molto probabile. Poi, come spesso accade nel calciomercato, soprattutto nell'ultimo giorno, tutto è imprevedibile, tutto può succedere, può succedere tutto il contrario di tutto, e anche in questo caso non abbiamo notizie di trasferimento. In questo caso possiamo darlo anche più certo, perché Scarsella doveva andare al Pescara. Pochi minuti fa abbiamo sentito il direttore sportivo del Pescara che ci ha confermato che il mercato del Pescara è chiuso, si è chiuso un po' prima, un quarto d'ora prima delle 20, senza che Scarsella arrivasse alla formazione abruzzese. Ci sono state anche trattative per quanto riguarda i giovani, per Lattanzio, prima con l'Ardignano, poi il presidente Chilese ci ha confermato che Lattanzio non andrà all'Ardignano, nessun biancorosso, nessun giovane biancorosso sarebbe andato all'Ardignano. Per Lattanzio si era aperta poco prima delle 20 una porta che poteva portarlo alla Virtus Verona, però non crediamo ci sono stati i tempi tecnici per definire l'operazione, quindi anche Lattanzio pare destinato a rimanere a Vicenza, ripeto, almeno fino a gennaio. 0445 490 200 numero per la linea diretta, se avete delle domande, se avete delle considerazioni per quanto riguarda i Lanerossi Vicenza, possibilità di scriverci, mandarci il vostro messaggino scritto o vocale, 345 79 59 749, quindi doppia possibilità per essere con noi in questo venerdì 1 settembre, ultimo giorno di mercato, di trattative, come ha detto Corrado. Si sono aperti certi tipi di valzer. Vogliamo salutare Alessandro che dice: chissà che sia la volta buona quest'anno. Ciao Alessandro, e lo speriamo davvero con il cuore. Un saluto lo mandiamo ad Ilaria, un abbraccio lo voglio mandare anche a Roberto, che chiede a Corrado se è soddisfatto di questo mercato, di quello che ha visto e di quello che ha potuto capire. Diciamo che il mercato... Ti interrompo un secondo, Corrado, perché diamo spazio anche alla prima telefonata di questa meravigliosa serata insieme. Pronto, chi c'è? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. Buon inizio, no, di campionato, ma insomma di stagione radiofonica. Ben ritrovato anche a te.
Ecco, telefono subito perché poi ho un impegno, quindi sono stato veloce. Vai. Niente, io volevo dare un voto 7 al mercato della società, 9 per gli acquisti, 5 perché praticamente non è riuscito per le cessioni mancate, perché siamo in troppi e ci sono contratti molto onerosi. Per carità, era molto difficile cedere De Maio. Si chiama, ecco. Perché questo dobbiamo ringraziare Balzaretti, non si può fare un contratto con una serie C quasi certa, un triennale a quei cifri. Comunque, fosse servito qualcosa. Comunque, ecco, no, troppe cessioni mancate, quindi che ne hanno sfavorito l'ingresso di un altro centrale, magari più adatto al gioco di Diana. E forse secondo me manca un portatore d'acqua al centrocampo, uno che corre, fa filtro. Però insomma io degli acquisti, come ho detto, sono soddisfatto. Sono felice, grazie. Aiuto. Abbraccione a te, ciao Marco, grazie, buon ascolto. Cosa ne pensi tu, Corrado, delle parole di Marco? D'accordo, non d'accordo? Diciamo che ha centrato abbastanza il punto bene la squadra, che ha un organico molto forte, molto quadrato, completo in tutti i reparti, e quindi è considerata giustamente, a mio parere, un po' da tutti gli addetti ai lavori la grande favorita per la vittoria finale in questo girone. È chiaro che sicuramente, come diceva Marco, sai, e oggi insomma, se fosse riusciti a cedere Scarsella al Pescara e a ottenere anche la rescissione con De Maio, oltre a cedere anche magari qualche giovane, che mi pare che non stanno arrivando notizie di insomma cessioni anche dei giovani, vari Manfredonia, Lattanzio, per Tronchin poi parleremo a lungo perché dedicheremo uno spazio a Tronchin, insomma sono giovani che e avrebbero bisogno di giocare, qui credo che troveranno ben poco spazio. Personalmente mi dispiace per la cessione pure in prestito di Tonin al Bologna, un giovane che aveva fatto bene, ma è anche giusto da un lato che possa andare a giocare in una primavera A, cioè una primavera di Serie A con il Bologna, quindi fare una esperienza importante per la sua giovane carriera. E diciamo che mi dispiace ancora di più per la cessione di Zonta, un 2007 veramente bravo, forse credo, anzi senza forse, il profilo più interessante del vivaio biancorosso. Questo ragazzo per un altro anno forse può essere dipeso da me, ma non dipende ovviamente da me, l'avrei tenuto un altro anno che a Vicenza. 0445 490 200, voi all'ascolto siete soddisfatti del mercato che si è appena concluso? Che voto date al mercato? Vi è piaciuto? Cosa vi è piaciuto? Cosa vi è piaciuto invece un po' meno? Noi siamo qui per voi, quindi 0445 490 200, se non l'avete ancora fatto memorizzate il numero per la linea diretta. Vado a leggere qualcosa, vado da David che dice: un mercato non male ma di svincolati, ora siamo senza riserve in difesa di spessore, se si fanno male i titolari abbiamo Pasini e De Maio, tanti auguri, comunque sono un po' deluso dagli ultimi giorni. Beh, insomma, diciamo che sicuramente c'era stato un accordo ormai quasi definito con Di Pasquale, che poi è finito al Pescara, ma sarebbe stata la ciliegina sulla torta. In difesa senza dubbio c'è, ricordiamo anche Pasini, che adesso ha avuto qualche problema di fisico, una pubalgia molto fastidiosa, ma è chiaro che potrà rientrare, quindi tra le diciamo riserve c'è anche lui che può dare una mano. I titolari sono di buonissimo livello, di Erardi centrodestra, Golemic centrale e Laezza, anche se è un destro, insomma sa adattare bene nel ruolo di centro-sinistra. Mi pare che il terzetto titolare sia importante, poi con Pasini, Baglietti, Sandon, che possono dare una mano all'occorrenza, ecco. Insomma, è una squadra forte, è chiaro che tutte le squadre, se si fa guardare, se si spacca il cappello in quattro, possono essere migliorabili, questo sicuramente sì, però insomma questa è una squadra più forte l'anno scorso, permettetemi, con un allenatore che ritengo molto più preparato, concreto,
tosto di quelli che non me ne vogliono Baldini e Modesto per Thomas, insomma, come abbiamo detto tante volte a questi microfoni, non vado a dare responsabilità particolare, visto che ha preso in mano una barca che era già abbastanza malconcia e ha cercato di portarla a porto facendo un mezzo miracolo, non c'è riuscito, ma lui è quello che sicuramente ha meno responsabilità di tutti rispetto all'anno scorso. Saluto anche Francesco che ci raggiunge da Verona, dice: ciao Corrado, De Col può fare il centrale il centrodestra, sì, nella difesa 3 può giocare, diciamo, al posto di Gerardi, è un difensore che ha grandi mezzi fisici, ha un'esperienza nel suo Tirol lo scorso anno, ha giocato un po' dappertutto perché è un giocatore molto duttile, quindi all'occorrenza una o due partite diciamo che se ce ne fosse bisogno lo può fare. Andiamo a leggere un altro messaggio, vediamo, ricordatevi sempre di mettere il vostro nome. Ciao Antonio, con Pasini a mezzo servizio di centrali di ruolo abbiamo solo De Maio e Golemic, mi scrive Antonio. Beh, diciamo che ha torto o ha ragione, per mister Diana Vailetti è un centrale di destra, poi posso anche capire che qualcuno magari storca il naso e non sia tanto d'accordo, e poi come centrale di sinistra sempre mister Diana ha provato Sandon, quindi diciamo che ecco la questione più importante è capire se De Maio, che sempre è stato fuori rosa diciamo nella preparazione, non ha mai giocato un minuto nelle amichevoli, può essere tra virgolette reinserito nel gruppo e può dare un apporto. Questo è un po' l'incognita più grande, perché sei un giocatore che di fatto non è mai stato nei progetti, adesso è rimasto, e quindi è normale che deve cambiare anche il suo atteggiamento, perché è chiaro che finora si è sempre sentito non un partecipante al gruppo, non inserito, e quindi spetta a lui dimostrare di voler dare una mano. Ma su questo diciamo che c'è uno staff capitanato da mister Diana che è molto bravo, e quindi mi aspetto che sappia risolvere al meglio anche questa situazione. Saluto Harry che dice: non è che forse abbiamo cambiato troppi giocatori favorendo le squadre che hanno cambiato poco e avevano già un buon organico lo scorso anno? Grazie mille, ciao Corrado, ciao Gioia. Ma allora guarda, io credo che, ed è per questo che sono d'accordo con Marco che ci ha chiamato a inizio trasmissione, questa squadra sia cambiata dove doveva cambiare. Abbiamo detto proprio da questi microfoni tante volte che la difesa era debole, che c'era bisogno di rinforzarla, bene, di fatto mister Diana ha tenuto Gerardi, che è sicuramente stato il migliore dello scorso anno, poi ha voluto Golemic, che sarà un po' il perno della difesa, e il suo diciamo fido il suo giocatore che diciamo con la Reggiana è stato importante per la vittoria finale, Leizza. Quindi insomma, se consideriamo poi che i quinti sia a destra De Col e a sinistra Costa, la difesa è praticamente completamente nuova. Sì, è vero che lì si è cambiato molto, ma è dove era giusto cambiare, perché ricordo che l'anno scorso Vicenza nel campionato ha subito ben 47 gol, un'enormità, e quindi era senza dubbio, come abbiamo detto tante volte, come tutti i nostri amici e altri squadratori hanno detto, è il reparto più debole. È normale che lì bisognava intervenire. Poi per il resto mi pare che la squadra sia rimasta più o meno quella dello scorso anno, con innesti anche di qualità come Fausto Rossi e come Pellegrini in attacco, e quindi credo che, ripeto, il mercato è stato fatto bene. Peccato, dispiace che non ci si è riusciti a sfoltire la rosa, perché come diceva Marco che ci ha chiamato all'inizio, sicuramente per Diana lavorare con oltre 30 giocatori non sarà facile. Tifosi biancorossi, eccoci qui, Gioia e Corrado, terzo tempo, prima puntata, calcio mercato, le vostre opinioni, chiaramente anche un vostro voto su questo calcio mercato, quanto vi è piaciuto, tanto, poco, cosa avreste in realtà cambiato di questo calcio mercato? 345-7959-749, ricordo nuovamente il numero SMS e WhatsApp, oppure linea diretta 0445-490-200, molti stanno cenando in nostra compagnia, ci arriva
arrivano foto, caro Corrado, da parte di Matteo con la pizza e dice viva il terzo tempo, un po' ci stai facendo anche ingolosire, Matteo, qua tra poco anche noi ci mangiamo una bella fetta di pizza. Tanto vedo da Pierpaolo che dice bentornati, forza Lane, il mercato è stato buono, peccato non aver preso un altro difensore, quest'anno non si può non andare in Serie B visto il girone che secondo me non è impossibile. Pierpaolo, grazie del tuo messaggio. Corrado, quest'anno ce la possiamo, anzi ce la dobbiamo fare. Ce la dobbiamo fare, credo che sia assolutamente questa la parola d'ordine che un po' tutti nel Venti Biancorosso devono insomma portare avanti, perché è una un girone sicuramente che probabilmente è abbastanza modesto di quello dello scorso anno. E ripeto, per me squadra biancorossa invece è più compatta, più completa, e quindi ha fatto un passo in avanti. Io credo che, come ho detto prima, concordo con un po' tutti gli altri lavori che ritengono la Nerossi Vicenza la squadra più forte del girone, quella più attrezzata, quindi la grande favorita per la vittoria finale. Vasco da Vicenza, malissimo in difesa, le riserve non sono all'altezza, fatto pochino negli ultimi giorni, solo fatto cassa con i giovani, mercato da massimo 6 in pagella. Che voto diamo invece noi, Corrado, a questo mercato? No, diciamo che sono più d'accordo con Marco che ha alzato il voto, e credo che sia un voto che si avvicina al 7, nel senso che quando vai a prendere giocatori mirati è chiaro che fai sempre, secondo me, un buon mercato. Probabilmente, anzi sicuramente, è stato anche ascoltato mister Diana, che è andato a scegliere i giocatori che conosceva, giocatori di fiducia, e questo fa ben sperare per il futuro. Vado da Marco, dice ciao, il duo di portieri va bene o era meglio puntare tutto su un titolare forte e una riserva designata? Grazie, parliamo un po' dei portieri che abbiamo, Corrado. Ma diciamo che dal punto di vista della coppiata dei portieri c'è stata una scelta che ha puntato su Confente come titolare e Massolo come a riserva. Queste sono le gerarchie dichiarate pubblicamente dal tecnico biancorosso. Poi è chiaro che il campo deciderà, il campo determinerà chi sarà a titolare, se le gerarchie saranno confermate o meno, e quindi credo che l'allenatore confermerà o meno le sue scelte. Questo insomma succede un po' dappertutto, si parte con un'idea, poi se il campo la conferma si va avanti, altrimenti si cambia. Tra poco sentiremo anche Luisa Nicoli, i nostri microfoni, quindi parleremo anche con lei di calciomercato. Prossima telefonata, pronto, chi abbiamo live? Ben ritrovati, ben ritrovati, ciao Francesco. Allora, sono gasato questa sera. Ti sento. Mi lasciate 5 minuti per fare varie disquisizioni? Sì, vai, 5 no, 3 sì. Allora, prima di tutto, non ho capito perché hanno dato via Desplans e Belgic. Prima domanda. E Belgic, tra l'altro, con il Parma sta facendo miracoli. 6 e mezzo. E ha fatto anche assist per un gol. Bianca, che secondo me Sagramo ha fatto una bella cosa, anche perché Matteansi è uno che capisce di Serie C a differenza di Bazzaretti. Bazzaretti non sapeva niente di Serie C e neanche di Serie B. Diana è un ottimo allenatore, anche perché ha personalità, grinta, io l'ho conosciuto da giocatore, era una roba fantastica, Ferretto sicuramente può testimoniarlo, come grinta e come tutto. Sì. Poi un'altra cosa, Ronaldo, io avrei preso Burrai e al posto di Ronaldo e avrei preso sicuramente Rossi, e dopo un altro giocatore che a me piace tantissimo e vorrei anche un parere di Ferretto, e Danti l'anno scorso ha fatto 37 presenze con la Virtus,
media voto 6,50. Nessun giocatore, perché Ferrari ha avuto la media del 6,48, nessun giocatore ha preso la media del 6,50. Un'altra cosa. Prego. Attenti a Padova. Padova ha preso Villa, un esterno basso del Pergoletese fortissimo, 38 presenze, voto 6,38. Perrotta, questo qua è quello che Ronaldo gli ha dato la testata nella partita contro il Palermo, quando hanno fatto il playoff, il famoso, famosa finale playoff con il Palermo e il Padova, quando è stato espulso Ronaldo. Questo qua, 30 presenze, 6,28, ha giocato con la Pro Vercelli l'anno scorso. Battistini, questo qua, 35 presenze, 6,33. Castelli, 32 presenze, 6,31, 8 gol. Il Padova, secondo me, è quasi a livello del Vicenza. Ultima cosa. Sì. E come mai Sagramola ha un compito diverso da Bedin, che aveva cioè di quello che faceva Bedin? Perché Bedin non ha mai intervenuto sugli aspetti così tecnici, eccetera. Secondo me ha fatto solo il burocrate a Vicenza. Questo mi dispiace segnalare questo aspetto qua. Sagramola mi sembra che abbia, forse sarà l'esperienza, sarà la personalità, non lo so il motivo. Sagramola fa un lavoro diverso rispetto a quello che ha fatto Bedin. Ultima cosa. Sì, poi lasciamo spazio a Luisa Corrado. Sì, grazie. Van de Put a Coso, a Catanzaro. Io non ho mai capito, se Corrado me lo spiega, cosa è successo fra Van de Put e il Vicenza. Ultima cosa. Grazie. Grazie mille. Abbraccio a te, grazie, a presto, grazie, ti rispondiamo subito, arrivederci, grazie. Lasciamo spazio anche alla nostra Luisa Nicolli in diretta, che ha ascoltato tutto quello che è stato detto, quindi un po' risponderà anche a quello che ci ha raccontato questo radioascoltatore. Luisa, benvenuta con noi. Ciao, ciao Gioia, ciao Corrado. No, devo dire la verità, l'ultima telefonata non l'ho sentita, quindi non so cosa vi ha chiesto. Per il resto vi stavo ascoltando. Bene, poi allora facciamo rispondere a Corrado, perché ha toccato dei punti importanti, come sempre succede, sempre sulle frequenze di Stella FM. Intanto Luisa, cosa mi racconti? Ti è piaciuto il mercato? Che voto dai tu invece a questo mercato della Rossi Vicenza? Guarda, non so se avete dato l'ufficialità che è arrivata pochi minuti fa di giovani Tonin e Zonta, che sono andati al Bologna, è stato ufficializzato pochi minuti fa a titolo definitivo. Federico Toni, l'attaccante che avevamo già visto. Alessandro Zonta è un classe 2007 ed è un centrocampista, erano in scadenza contrattuale a giugno 2024, sono stati ceduti a titolo definitivo al Bologna. Il comunicato di poco fa precisa che verrà riconosciuto un bonus fino al 50% sulla futura rivendita all'ANE, oltre ad altri bonus legati ai risultati raggiunti in carriera. Non so se avevate dato questa notizia. Sentiamo che è Corrado. Sì, sì, avevamo dato la notizia e mi dispiace sempre molto quando insomma si cedono dei giovani, soprattutto per me Zonta era il profilo più interessante della vivaio biancorosso, però ovviamente la società ha preso questa decisione, quindi da questo punto di vista probabilmente insomma è quasi una comproprietà, insomma adesso non si possono sì. più fare, quindi no, esatto. quando ti riconoscono il 50% sulla vendita futura è come aver venduto diciamo il 50% del cartellino, la metà. Sì, esatto. È l'escamotage che supera le comproprietà che adesso sono vietate. Tra l'altro Corrado, domenica sera in quella serata organizzata con Radio Stella a Montecchio Maggiore, proprio l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola ci aveva spiegato IVA che consente dal 1° luglio dell'anno prossimo ai giovani anche di svincolarsi se non firmano un contratto che ha chiamato di apprendistato, che però
non tutti accettano di firmare, come ci raccontava lui, già alcuni giovani si presentano con i procuratori, non parlo del Vicenza, parlo in generale, e quindi diventa un po' difficile anche risolvere queste situazioni a volte. Sì, è un regolamento che cambierà, quindi che renderà ancora più complicato il fatto che chi insomma cresce in case giovani poi li possa anche, diciamo, possa essere tutelato dal fatto che se ne vadano senza, o che glieli tra virgolette portino via senza che ci siano, diciamo, delle riconoscenze economiche. Sicuramente è un aspetto nuovo del calcio che evolve ancora e che purtroppo sfavorisce nettamente le società che lavorano sui giovani, che crescono sui giovani. Questo è sicuramente un aspetto importante che nei prossimi anni soprattutto andrà diciamo sottolineato e dovrà essere preso in grande considerazione. Allora ragazzi, leggo il prossimo messaggio così rispondiamo insieme, quello di Fabio, dice: un girone senza retrocesse per me resta comunque un bel vantaggio, anche se altre sono buone squadre, tipo Triestina e Padova. Luisa. Ma guarda, io credo che il Vicenza abbia costruito una squadra importante quest'anno, lo dicevate anche voi prima e condivido assolutamente il fatto soprattutto che si sia andati a intervenire sul reparto difensivo e che i due quinti di centrocampo siano finalmente, e dico finalmente, due giocatori di ruolo come Costa e De Colpe, perché l'anno scorso abbiamo visto inventati in quel ruolo i giocatori più improbabili o adattati, e quindi credo che si sia lavorato bene. Poi il campo darà la sua risposta, però sulla carta, se devo guardare le altre squadre, sì, Triestina, Padova, Triestina ha cambiato moltissimo, quindi avrà anche bisogno di più tempo ancora del Vicenza per ritrovare il giusto equilibrio di squadra. Triestina, Padova, Mantova, anche il Trento ha fatto una buona squadra, però insomma almeno sulla carta credo che il Vicenza sia superiore, magari non lo dicono gli addetti ai lavori in casa biancorossa in tenda, ma noi che guardiamo da fuori credo che il Vicenza abbia la squadra qualitativamente più forte. Forse l'unico problema che potrebbe avere Diana è gestire un numero importante di giocatori che alla fine sono comunque rimasti in una situazione o nell'altra, però non mi sembra un tecnico che abbia problemi di gestione, anzi mi sembra un allenatore con le idee molto chiare e uno, da quello che abbiamo capito, molto chiaro anche nel rapporto con i giocatori, quindi credo che non ci saranno problemi. Secondo me il Vicenza, non so cosa ne pensi Corrado, ma credo sia la favorita in maniera importante di questo girone. Sì, abbiamo sottolineato questa cosa anche prima, Luisa. Io credo che da questo punto di vista, insomma, la squadra abbia fatto dei miglioramenti dove doveva essere rinforzata, e quindi io credo che ci sia la necessità di andare appunto a pensare di essere la squadra più forte, la squadra favorita, con le inevitabili, diciamo, pressioni, ma come mi raccontano sempre quando li trovo gli ex giocatori biancorossi della squadra del mitico indimenticabile Bruno Giorgi: quando sei in C e indossi questa maglia è inevitabile che tu parta per vincere il campionato, che tu sia favorito, quindi insomma è ovvio ed è normale che sia così. Diamo da mano. Io sì, prego scusami, Luisa. Avevo intervistato proprio in questi giorni anche Gianni Lopez, che è l'allenatore dell'Albino Leppe, che è il nostro capitano per eccellenza della squadra di Guidolin, che sarà qui lunedì sera perché giocheremo la prima contro di lui, e anche con lui ho parlato di questo discorso del peso della maglia, delle pressioni, e lui ha detto: a Vicenza non puoi venire a giocare per non vincere quando sei in Lega Pro. La maglia pesa, ma pesa perché è una maglia che ha una storia, devi essere orgoglioso di portarla, è una responsabilità e devi avere la personalità per portare quella maglia. Andiamo a leggere qualche messaggio. 345-7959-749. Salutiamo gli amici che si sono appena collegati con noi. Questo è Terzo Tempo Biancorosso con Gioia, Corrado e Luisa. Nicoli, due domande per Corrado, le leggiamo. Non manca un buon centrale per sostituire i tre titolari, avendo soltanto Pasini con la pubalgia? Non c'è il problema del vero mediano che va bene Ronaldo e Rossi insieme? Rischiamo di essere troppo scoperti. Luisa, che ne dici? Ma allora, visto che è rimasto De Maio, credo che De Maio sia un centrale difensivo che, visto che alla fine è rimasto qua, non si è trovata
la rescissione, l'accordo per la rescissione contrattuale, mi aspetto che dia il suo apporto come centrale difensivo del reparto per quanto riguarda il Vicenza. Per quanto riguarda il centrocampo, la domanda sulla questa convivenza, diciamo, tra Ronaldo e Fausto Rossi e comunque con i centrocampisti che ci sono in rosa in questo momento è stata fatta anche al direttore sportivo proprio alla presentazione di Rossi e Pellegrini, e lui ricorda due centrocampisti in una situazione simile che possono giocare insieme, può giocare uno, può giocare l'altro, diciamo che in mezzo al campo di alternative ne ha parecchie e ha qualità e ha un centrocampo che gli consente anche di modificare, come ha fatto anche altre volte, questo 3-5-2 che a volte sembrava più un 3-4-3, un 3-4-2-1, insomma di apportare delle varianti e di modificarlo anche in base alle situazioni e ai momenti di gioco. Corrado. Sì, io credo che sarà una squadra che dal punto di vista della manovra avrà molto spesso la possesso palla, e per quanto riguarda insomma il centrocampista di rottura, probabilmente molti si dimenticano di Greco, che è un giocatore che può fare tante cose, ma può fare anche ovviamente il mediano di quantità, può fare anzi quello è proprio il suo ruolo, diciamo, più che mette in risalto le sue caratteristiche. Io ritengo che la squadra perfetta sicuramente non è difficile metterla in piedi, ma insomma questo gruppo è stato creato e plasmato proprio su indicazione di Diana, insomma questo è molto chiaro, basta vedere i giocatori che sono arrivati e le conoscenze che hanno con il tecnico. Quindi si è lavorato sulle indicazioni dell'allenatore, e se l'allenatore è contento, come ha detto di essere contento della rosa che ha a disposizione, insomma credo che ci sia sicuramente da stare abbastanza tranquilli. Poi che vincere in Serie C non sia facile, questo lo sappiamo purtroppo bene, visto che questa categoria, ahimè, in questi ultimi anni la conosciamo bene per averla frequentata, diciamo, anche decisamente troppo, e mi pare che ci siano tutte le componenti, tutte le possibilità per andare finalmente a vincere questo campionato e tornare in Serie B. Saluto quindi anche Max che ci ha raggiunto dall'Onigo e abbiamo letto il tuo messaggio. Vado da Emanuele, ciao, ho visto alcune amichevoli, ho l'impressione che il gioco a centrocampo sia praticamente quello dell'anno scorso. Luisa. No, non sono molto d'accordo con questo messaggio. Io ho visto praticamente tutte le amichevoli e le due partite che hanno giocato sia il Memoria Santa Giuliana che l'ultima contro la Virtus Verona, e direi che si vede nettamente l'impronta del nuovo allenatore di Diana. Se penso ai tre allenatori della passata stagione, ai vari moduli che abbiamo visto, perché ognuno ha portato, siamo partiti con il 3-5-2, poi anche Baldini era passato alla difesa 4, poi è arrivato Modesto, è cambiato ancora, e Thomasen lo stesso. Devo dire che quest'anno secondo me invece si vede proprio l'impronta di Diana, con la difesa 3, questi due esterni di centrocampo, i due quinti di centrocampo che sono di ruolo, e un centrocampo che abbiamo visto più spesso con un 3-4-2-1 o un 3-4-3, come ha detto il tecnico la settimana scorsa, piuttosto che con un 3-5-2, perché tra l'altro spesso durante le amichevoli ha avuto a disposizione solo un attaccante, Ferrari, e quindi si è giostrato spesso con due giocatori alle spalle di Ferrari. Però direi che mi sembra un Vicenza diverso da quello che abbiamo visto la passata stagione, e già con il timbro del nuovo allenatore. Corrado, come ti sono sembrate le amichevoli? Ma io credo che l'impostazione della squadra è completamente diversa, anche perché basta solo pensare al fatto che dichiaratamente la dirigenza lo scorso anno aveva detto: abbiamo costruito una squadra che andrà a fare un gol più dell'avversario, quindi è una squadra che attacca, una squadra che farà tra virgolette spettacolo, quindi tanti gol. Quest'anno c'è un allenatore molto più concreto, molto più, diciamo, che bada più al sodo, che bada al risultato, quindi vedremo magari anche qualche partita che finirà 1-0, sicuramente magari si segnerà di meno, ma altrettanto sicuramente si subiranno meno gol. Quindi è una squadra che anche dal punto di vista dell'impostazione è diversa. Poi è normale che ogni allenatore ha le proprie idee, però diciamo, soprattutto a centrocampo Diana può giocare con un centrocampo di qualità,
se pensiamo anche che è rimasto Proia, che insomma non può essersi imbrocchito tutto a un tratto, e nel precampionato ha fatto vedere di essere un giocatore sicuramente di qualità superiore, e io credo che questa è una squadra che soprattutto proprio in mezzo al campo abbia una qualità che nessun altro organico del girone può equilibrata, più equilibrata rispetto allo scorso anno, con un vero mister, ma attenzione che anche l'anno scorso partivamo strafavorite, testa bassa e secondo me tanta umiltà. Luisa. Ma guarda, l'hanno detto un po' tutti, e parlo dei dirigenti, dell'allenatore, del direttore sportivo. L'anno scorso forse si erano un po' sbilanciati troppo, quest'anno profilo basso, poche dichiarazioni, pochi proclami, e soprattutto la lettera B, la parola lettera B, promozione serie B, non l'ha detta praticamente nessuno, perché tutti, dall'allenatore al direttore sportivo ai dirigenti, dicono dobbiamo fare un campionato al meglio possibile, dobbiamo puntare in alto, e quindi profilo basso quest'anno e pedalare, come è stato detto. Io credo che sia anche giusto, perché come sottolineava anche questo tifoso, l'anno scorso forse si è lanciato qualche proclama di troppo, poi quando le cose non si conquistano sul campo restano parole lì sulla carta, ma senza risultato. Meglio tenere un profilo basso, magari lo diciamo noi che questa è la squadra sulla carta sicuramente va la più forte del girone, questo lo diciamo noi, loro lasciamo che tengano un profilo basso e che si pensi a lavorare. Per essere con noi, terzo tempo biancorosso, Radio Stella FM, 345-7959-749, sms WhatsApp, se non l'avete ancora fatto ovviamente salvate i nostri numeri, 0445-490 invece per intervenire in diretta con la vostra voce. Vado a leggere il messaggio di Marco che mi scrive: il miglior acquisto secondo me è in realtà un ritorno, il migliore secondo me è Proia. D'accordo Luisa? Sì, diciamo magari non il miglior acquisto di quelli che sono stati fatti, ma secondo me darà un apporto importante, e soprattutto l'abbiamo visto anche nelle amichevoli e nelle partite di questo precampionato scendere in campo con il piglio giusto, con voglia. È un giocatore che ha voluto poi restare in biancorosso, ha allungato il contratto fino al 2025, e sono convinta che potrà darci una mano importante, perché è un giocatore di qualità. D'altronde il Vicenza aveva investito molto quando l'aveva preso dal Cittadella, perché ci credeva, e credo che quest'anno potrò dare un contributo importante. Sentiamo Corrado cosa ne pensa. Ma no, sono assolutamente d'accordo, tra l'altro io credo che sia un giocatore che abbia dimostrato proprio qui vicino a Cittadella che è inserito in un centrocampo di piedi buoni, che potrebbe essere in questo caso Fausto Rossi, ha sicuramente aumentato. A Cittadella aveva un certo Manuel Iori che insomma era un top per la categoria, e io credo che sicuramente se è ben centrato, ben motivato come ha mostrato di essere, un giocatore che ha grandi capacità di inserimento, sa fare gol, può giocare sia in appoggio alle punte che da mezzala appunto offensiva, ha tecnica ma anche diciamo una buona dose di agonismo, di carattere. È un giocatore importante che sicuramente rafforza in maniera particolare il centrocampo. Andiamo a leggere quello che ci ha scritto Mariano. Vicenza non ha più tifosi che c'erano, con Dario Maraschin, con Bruno Giorgi 85, con Pieraldo Renzo Olivieri nel 93. Oggi ci sono dei tifosetti, dopo una sola stagione non ricordano nemmeno il passato. Cappelletti per questi nulla fatto, De Maio è arrivato al Vicenza con 7 punti, ha sfiorato la salvezza. Vogliamo mettere i puntini giusti? Mettiamoli. Salvezza volata via, un giocatore del signor Mimo Magalini ha giocato a pallavolo in aria. Vicenza con Diana è forte, punto. Il campo parlerà. Ciao Stella, ciao Corrado e ciao a Luisa. Che ne dite, ragazzi? Che ne dici tu, Luisa? Cosa ne pensi? Sono più tifosi di una volta. È un po' una provocazione, secondo me, anche importante, perché non si va a toccare i giocatori questa volta, si va proprio a parlare dei tifosi. Della tifoseria, infatti. Ma è cambiato tutto il calcio da una volta, perché è cambiato davvero tutto. E io riesco a capire anche in parte alcuni nuove leve, le chiamo così, i tifosi più giovani, che
poveri negli ultimi 22 anni non hanno visto una promozione, non hanno visto una promozione intendo importante dalla B alla A, hanno sofferto, hanno visto stagioni difficili, a parte la stagione di Pasquale Marino con il terzo posto in Serie B che ci ha regalato i playoff, poi per il resto sono state tante salvette all'ultima giornata, retrocessioni, poi ci sono stati dei ripescaggi. L'ultima volta che abbiamo vinto il campionato con Di Carlo sembrava che il Vicenza iniziasse un certo tipo di percorso, un certo tipo di progetto, poi invece siamo praticamente ritornati al via e ci siamo ritrovati in Lega Pro dopo la retrocessione della Serie B. Io capisco anche quei tifosi che sono un po' amareggiati perché di soddisfazioni importanti negli ultimi 20 anni ne hanno conosciute poche. Ho sentito che faceva l'esempio di Cappelletti, per esempio, che non si ricordano più i nomi, oddio, Cappelletti che è stato ceduto al Brindisi ha collezionato la promozione da protagonista nel 2019-2020, è stato protagonista fino al periodo in cui ha cominciato ad avere problemi fisici, ma non voglio pensare che siano tifosi che si dimentichino di giocatori che sono rimasti qui 4 anni. Cappelletti è quello che, tanto per dire, è partito di sera appena si è negativizzato quando ha avuto il Covid per raggiungere la squadra Empoli e scendere in campo quando avevamo un numero altissimo di giocatori bloccati. Lui appena è diventato negativo il venerdì sera si è messo in macchina al partito per scendere in campo il sabato, quindi voglio dire, sono giocatori che hanno dato anche un apporto importante a questo Vicenza, non credo che la tifoseria se li sia già dimenticati. Corrado? Ma io credo che senza dubbio poi contino sempre molto i risultati e credo che ci sia anche un po' di delusione e amarezza per come sono andati gli ultimi 2 anni. Insomma, è chiaro che fatta il grande sforzo di tornare in Serie B, quella categoria, la categoria cadetta, bisognava mantenerla a tutti i costi perché poi era un passo importante per andare a cominciare a costruire, per magari poi puntare alla massima serie. Purtroppo è arrivata questa amarissima retrocessione con lo scorso campionato e una promozione che non è arrivata e quindi c'è un po' di delusione, ma credo che i 6.000 e passa abbonati siano una esatto. Conferma che insomma poi alla fine ci si lamenta, si borbotta, ma la tifoseria è sempre presente. E a proposito, Corrado, di tifoseria, lasciamo spazio a questo tiforo che ci ha chiamato allo 0445 490 200, siamo curiosi, pronto, chi c'è? Non so ancora io, Francesco, no, stavamo discutendo, dopo ti rispondiamo, ti abbiamo dato allora, tanto spazio. Cosa vuol dire Padova che hanno 1800 abbonati? Allora, scusate, ma bisogna fare anche varie considerazioni. Negli anni di Giorgi c'era solo lo stadio, c'era solo la radiolina che trasmetteva e Buonferretto che trasmetteva, però adesso c'è la Pay TV, cioè la gente praticamente sta un attimo anche più nei media e quindi magari lo stadio lo diserta un po'. È cambiato tutto il calcio, purtroppo ci sono i procuratori che rompono adesso, ma è una cosa assurda. Comunque ecco, io intervengo anche perché ho fatto qualche domanda a Ferretto ma non sento risposte comunque. Francesco, guarda che ti ammonisco con il cartellino giallo, abbiamo tempo fino alle 22, quindi con calma noi rispondiamo a tutti. No, si sia anche dimenticato. Francesco, ti rispondiamo tra pochissimo, abbraccio a te e alza il volume della radio, mi raccomando, ok? Grazie, ciao a te, grazie. Corrado, tra poco veramente rispondiamo a Francesco, volevo invece intervenire con quest'altra domanda e leggere quest'altro messaggio perché c'è qualcuno che scrive: ho visto che abbiamo circa 19 nati dopo il 1 gennaio 2001, quindi possono giocare tutti, nessuno potrebbe andare fuori lista, e questo ci tenevo un attimo a fare anche un po' di chiarezza. Sì, beh, è chiaro che adesso bisogna esaminare nei dettagli la rosa, ma probabilmente è chiaro che anche potessero giocare tutti, io ritengo che, insomma, non me ne vogliano, ma insomma un Manfredonia, un Lattanzio, poi su Tronchin possiamo aprire una parentesi, faranno fatica a trovare spazio proprio per il valore dei concorrenti, quindi per questo io dicevo
se si fosse riusciti, anche Fantoni per esempio, insomma, se si fosse riusciti a cedere questi ragazzi per dare l'opportunità di giocare, sarebbe stato sicuramente meglio per l'organico, che così insomma sarebbe stato meno numeroso e avrebbe facilitato il lavoro di mister Diana, e anche per loro, che avrebbero potuto avere la possibilità di giocare. Invece io credo che qui i giovani giocheranno molto poco. Corrado, rimango un attimo su di te, perché allora a questo punto rispondiamo anche alle questioni che ha sollevato Francesco. Tante, non una, ben davvero tante domande. Lasciamo a te le varie risposte, poi ripartiamo al 345-7959-749. Ma guarda, io parto dall'ultima domanda che riguarda Van de Putte. L'abbiamo detto tante volte che c'è stato un rapporto, diciamo, nel campionato di Serie B, quando Van de Putte tra l'altro soffriva di pubalgia e ha fatto sicuramente un campionato non all'altezza delle sue possibilità e delle sue qualità che sta dimostrando adesso. C'è stato un rapporto, diciamo così, difficile con la proprietà. Van de Putte probabilmente se l'è legata al dito, come si suol dire, e quando c'è stata la possibilità di restare a Vicenza, perché il prestito del Catanzaro era, diciamo, concluso e non si erano materializzate le condizioni per il riscatto, lui ha voluto a tutti i costi tornare a Catanzaro, e quindi la società, di fronte alla volontà ferrea di tornare a Catanzaro, l'ha tra virgolette accontentato, e probabilmente Van de Putte, devo dire che ha avuto anche ragione, perché ha vinto il campionato di Serie C col Catanzaro e adesso sta facendo molto bene in Serie B. Quindi è una questione più che tecnica, è stata una questione di rapporti, e purtroppo sicuramente la scelta poi di Van de Putte è stata anche motivata dal fatto che probabilmente a Catanzaro si è trovato molto bene e quindi ha voluto tornare là. Insomma, sono cose che nel calcio capitano, dispiace, perché io sono convinto, probabilmente anche Francesco sarà d'accordo con me, è un giocatore che è stato venduto a una cifra decisamente bassa, adesso credo che valga almeno 4-5 volte di più di quanto è stato venduto. Per quanto riguarda il Padova, lo ritengo, non come Francesco, leggermente più debole, lo ritengo nettamente più debole sulla carta ovviamente al Vicenza, poi come sempre è il campo che dirà se le nostre previsioni sono corrette o meno, ma dal punto di vista tattico, tecnico, del valore qualitativo della rosa, io ritengo che il Vicenza sia nettamente più forte del Padova, che ha sicuramente comunque una squadra buona, più forte di quella dell'anno scorso. Luisa, tu sei d'accordo con Corrado? Sì, sono assolutamente d'accordo con Corrado. Tra l'altro, prima parlando di Van de Putte, pensavo anche alla situazione di Nicola Dalmonte, perché molti tifosi in questi giorni hanno chiesto informazioni, ma Dalmonte, ma non poteva restare. L'ha spiegato bene anche i dirigenti. Dalmonte aveva chiesto alla società di essere ceduto, di cambiare club per sua volontà. Quindi a quel punto, quando un giocatore non ha più la voglia, non ha più le motivazioni per restare, per diversi motivi sente che è il momento di cambiare tra virgolette aria, credo sia anche giusto poi alla fine lasciarlo andare, nel senso Dalmonte in molti tifosi ci hanno chiesto, ma alla fine è andato alla spalla da Di Carlo e quindi è sempre in Serie C. È vero, è sempre in Serie C, però quando un giocatore esprime il desiderio, la volontà di essere lasciato libero, di poter andare, io concordo sul fatto che la società non trattenga dei giocatori che non hanno più motivazioni importanti per restare, insomma. Vado da Cristian, dice: l'anno passato all'inizio del campionato il pronostico era vincente, così però non è stato, si diceva che bastassero 3-4 ritocchi alla rosa per migliorarla. Iacobucci, Corradi, Cappelletti, Zonta, Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Stoppa, Giacomelli eccetera, non sono più biancorossi. Oggi abbiamo un allenamento diverso, questo allenamento e allenatore, secondo me non allenamento, ha ottenuto i giocatori che ha voluto. Se non si vince non si può dare anche questa volta la colpa alla società, ma solo alla maledizione di Mandorlini. Luisa, che ne dici? Mi fa sorridere questa cosa della maledizione di Mandorlini, perché ogni tanto salta fuori ai tifosi quel fatto, quelle dichiarazioni dell'ex tecnico del Vicenza sono un rospo difficile da mandare giù.
Io credo che quest'anno si sia costruito nuovo direttore sportivo, nuovo allenatore, si sia ripartiti praticamente, non voglio dire da zero ovviamente, perché una base è la squadra e alcuni elementi sono rimasti importanti dello scorso anno, da Ierati a Ferrari ad altri, però si è ripartiti con un direttore sportivo nuovo, si è partiti con un nuovo allenatore, si è modificato anche l'area tecnica, se vogliamo, perché anche il responsabile dell'area tecnica e scouting Vallone è andato via, così come Balzaretti, è arrivato un nuovo responsabile scouting, quindi adesso si è ricostruito un progetto di un certo tipo, quindi è chiaro che adesso si risponderanno delle scelte che sono state fatte da quest'estate in poi. Si riparte con un progetto nuovo, con un nuovo direttore sportivo, con un nuovo allenatore, e i giocatori sono sicuramente quelli che l'allenatore ha chiesto, almeno lui ha detto che non ha chiesto nessun giocatore che si confronta con la società, ma insomma hanno cercato di dargli i giocatori che chiedeva, i giocatori che erano funzionali al suo modo di giocare, quindi credo poi come sempre rispondere al campo, ma credo che quest'anno abbiano costruito le cose in un certo modo. Corrado. Sì, io credo che salta all'occhio proprio il mercato fatto sulle indicazioni dell'allenatore, perché in questo caso non si può neanche dire l'allenatore ha chiesto un attaccante con determinate caratteristiche e gliel'hanno preso. No, in questo caso, proprio per quanto riguarda l'attacco, Diana ha detto voglio Pellegrini e Pellegrini è arrivato, ecco. Quindi più chiaro di così si muore. Tra l'altro, insomma, ritornando a giugno, quando è arrivato, credo che noi di biancoros.net abbiamo riportato un articolo di una testata, insomma, di Reggio, che parlava di Laezza, Rossi, Frigerio e Pellegrini, e di questi quattro, voglio dire, doveva ancora essere ufficializzato Diana, e di questi quattro ne sono arrivati tre, quindi tanto complimenti a questa testata, ma voglio dire, questa è la conferma che poi, insomma, Diana ha fatto richieste precise, nomi e cognomi, e che la società probabilmente l'ha accontentato, crediamo quasi in tutto. Parliamo di... sì, Luisa, ne parlavamo anche l'altro giorno in conferenza stampa di presentazione proprio di Pellegrini e Fausto Rossi, che si scherzava sui nomi e anche su quello di Fausto Rossi, che circolava ancora prima che fosse ufficializzato l'arrivo di Diana, quindi sì, diciamo che tre dei suoi da Reggio sono arrivati. Sicuramente Corrado, un metodo diverso rispetto, no, a quello dell'anno scorso per quanto riguarda giocatori e allenatore. Un'impostazione diversa, un'idea diversa di calcio, un'idea di calcio che, insomma, lo scorso anno dichiaratamente, come dicevo prima, è stata un'idea che portava, almeno sulla carta, almeno nelle idee, una squadra spettacolare, no? Che segnasse tanti gol, che poi in effetti ha segnato, ma che poi purtroppo ne ha subiti troppi per vincere il campionato. E una squadra anche che spesso aveva poco equilibrio, tutte cose che abbiamo discusso ampiamente da questi microfoni e che i tifosi biancorossi hanno potuto, insomma, appurare, ed è stata un po' questa una delle componenti, delle cause che ha fatto sì che la squadra poi non fosse competitiva fino alla fine, anche se poi ricordiamo che a dicembre, prima della sosta di Natale, Vicenza era primo in classifica da solo, ed è stato da gennaio in poi quando, dobbiamo dire, per mettere il dito nella piaga, tutti quanti noi tifosi, un po' tutti, insomma, invocavano a gran voce uno o addirittura due difensori forti per rinforzare la difesa, e non è arrivato praticamente nessuno, perché non è per darmi ragione, perché non mi piace, ma insomma è arrivato un giocatore che poi ha fatto più danni che altro, come Ndiaye, ma non per colpa sua, ma perché era un ragazzino e non c'era certamente bisogno di un ragazzino, ma di giocatori esperti, solidi, c'era bisogno di quei giocatori che, insomma, sono arrivati adesso. Quindi io credo che sia cambiato tanto rispetto allo scorso anno, probabilmente gli errori sono anche serviti, e ritengo che, come abbiamo detto ampiamente, noi lo possiamo dire, magari la dirigenza no, ma noi lo possiamo dire, lo diciamo, che il Vicenza è nettamente favorito per la vittoria finale.
Maurizio da Monza dice: giusto finire il rapporto con Cappelletti, ma dispiace perché grande professionista e ottimo difensore quando è stato bene, soprattutto nell'anno della promozione. Dispiace sempre, Luisa, quando se ne va un giocatore, però conta molto, come dicevi prima, no? Anche la sua volontà. Certo, la sua volontà, le motivazioni. Ricordiamo che Daniel Cappelletti aveva il contratto in scadenza a giugno del 2024, quindi o prolungava col Vicenza oppure doveva essere ceduto per non perderlo a parametro zero. E Daniel Cappelletti, lo dicevamo prima, è un giocatore che ha avuto una serie di problemi fisici che poi nell'ultimo periodo e anche nell'ultimo anno gli hanno reso un po' complicato il suo cammino in biancorosso, però è un giocatore che ha dato molto al Vicenza. Io ricordavo prima l'episodio di Empoli, che la dice lunga anche sulla persona, perché davvero appena si è negativizzato quella volta dal Covid, ha raggiunto i compagni per poter scendere in campo, ha giocato bene e ha dato una mano. Tra l'altro abbiamo anche vinto quella partita in condizioni difficilissime, perché non mi ricordo se erano 10 i giocatori positivi e costretti a rimanere a casa in isolamento, per cui un giocatore che ha dato un apporto importante. Poi dopo 4 anni, per varie vicissitudini, aveva giocato l'anno scorso solo nell'ultima parte di stagione, recuperato dagli infortuni grazie all'ultimo tecnico dell'Ane, Dan Thomason, che le aveva consentito di scendere in campo e quindi di recuperare la condizione fisica dopo l'infortunio. Ha dato un apporto più limitato, non era tra i confermati di questa stagione, per lui era aperta appunto col contratto in scadenza la possibilità di andare, quindi poi il calcio è anche questo. Però è un giocatore che salutiamo, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo, perché ha dato un apporto importante al Vicenza nei 4 anni in cui è rimasto qui. Signori, parliamo di campo, anzi di campo e di calciatori, di giocatori, perché stavo leggendo un po', stavo curiosando tra i nostri messaggini. C'è chi chiede, va molto diretto, dice: Corrado e Luisa, voglio gli 11 vostri ideali da mettere in campo per questa stagione. Oddio. E questa è bella, allora, questa è tosta. Questa è bella, però allora fino a un certo punto siamo anche facilitati, no, Corrado? Perché il tecnico di Ana, tra l'altro, è una domanda che gli ho fatto io dopo un'amichevole sul portiere, se c'era una dualità o se avesse scelto un titolare, ci ha spiegato che Confette sarà il titolare e se lo dovrà guadagnare di settimana in settimana, ma è lui il titolare. Poi quindi con Confette tra i pali, i tre della difesa sono facili perché sono Gerardi, Golemi, Celaezza. I due quinti di centrocampo saranno De Colle e Costa, davanti ovviamente ci sarà Ferrari, in mezzo al campo lì è difficile scegliere perché ce ne sono tanti davvero di bravi. A me piacerebbe vedere anche un 3-5-2 con Ferrari e Rossini o con Ferrari e Pellegrini, comunque con due attaccanti, e poi i tre di centrocampo lì può scegliere davvero il meglio, perché ne ha, può fare Fausto Rossi, Proia o Greco, può giocare con Rossi e Ronaldo insieme, insomma con Cavion. Ne ha davvero tanti, ha davvero qualità e ha davvero tante alternative in mezzo al campo. Credo che sarà in difficoltà a scegliere i centrocampisti, per il resto ho meno dubbi, ma sui centrocampisti sarà in difficoltà a sceglierne solo tre. Sentiamo Corrado, gli 11 per Corrado Ferretto in campo già magari da lunedì, dalla prima partita. Beh, portiere sì, ce l'ha detto l'allenatore, quindi non possiamo sbagliare. Poi Gerardi, Golemic e Leizza credo che siano assolutamente certi, De Colle a destra e Costa a sinistra. Se poi il centrocampo è a tre, secondo me fa Cavion, Ronaldo adesso e poi quando Rossi starà bene, Rossi, Proia, e poi davanti Ferrari sicuramente, che giocherà a turno con uno tra Pellegrini, Rolfini e Della Morte. Se gioca col 3-4-2-1 è chiaro che in mediana allora bisogna dare anche spazio a un centrocampista di gamba che potrebbe essere Greco, con un giocatore di regia come Rossi, e dietro alle due, alla punta, che sarà sempre sicuramente Ferrari, e Della Morte e Proia potrebbero essere i due favoriti. Ma come diceva Luisa, credo che la forza di questa squadra, che ha tantissime possibilità, tantissime scelte, quindi anche a livello di infortuni, di squalifiche,
credo che Diana avrà sempre l'imbarazzo della scelta, perché ha talmente tanti giocatori che sarà per lui sicuramente complicato mandarne in campo 11, e sarà importantissimo il lavoro della settimana, dove chi suda, chi lavora meglio, chi si prepara meglio avrà poi la maglia da titolare. E se parliamo invece di modulo, Luisa? Ma il modulo di Diana è il 3-5-2, però abbiamo imparato a capire sia nelle amichevoli che per necessità, ma non solo, è un 3-5-2 abbastanza flessibile, uso questo termine per spiegare che poi è un 3-5-2 che diventa un 3-4-3, un 3-4-2-1, insomma la difesa è sicuramente a 3, ci sono i due esterni di centrocampo che sono Costa sinistra e De Colla destra, e poi l'imprinting diciamo di Diana è un 3-5-2, ma è un 3-5-2 molto flessibile. Tra l'altro l'ha spiegato lo stesso tecnico con cui parlavo dopo l'amichevole con la Virtus Verona, che diceva: mi piace avere la possibilità di far avanzare magari un giocatore per creare più linee di passaggio e dare meno riferimenti e più possibilità di gestione del gioco e meno riferimenti alla squadra avversaria. Vado da Stefano che mi scrive: buonasera a tutti, vi seguo da Valproto, mercato buono ma non puntare comunque su qualche nostro giovane, ma che dite? Poi mi spiace che non sia arrivato Di Pasquale, contento invece per il ritrovato Proia, ma avrei fatto qualcosa di più per accontentare Tronchin, che ne dite voi? Corrado, partiamo da te. Ma guarda, parto da Tronchin perché poi in tanti mi hanno scritto anche oggi sul fatto che insomma ci sia questa situazione attorno a questo giocatore che fino a questo momento non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, e è rimasto anche se insomma se appunto la sua situazione contrattuale scadrà senza diciamo variazioni al 30 giugno 2024. Il Cittadella in questa giornata aveva fatto anche un'offerta abbastanza importante, insomma, per un giovane, per andare ad acquisire le prestazioni di Tronchin. La società ha voluto tenerlo, probabilmente, anzi sicuramente, con la speranza di riuscire a convincerlo a rinnovare. Tronchin è sicuramente uno dei giovani più interessanti che ci sono in rosa, un giocatore che già lo scorso anno alla Virtus ha fatto bene. È ovvio che anche in questo caso, insomma, se c'è questa difficoltà nel rinnovare, probabilmente c'è qualcosa che noi non sappiamo, che non c'è noto, ecco. Poi è ovvio che magari tenendolo qui c'è il tempo anche per fargli cambiare idea. Questo lo vedremo, la scelta di non andarlo a cedere, perché appunto andrà in scadenza, sicuramente è finalizzata a questo. Luisa. Sì, condivido con quello che diceva Corrado. Io effettivamente oggi alla chiusura nel mercato mi aspettavo che magari qualche giovane in più uscisse, ma perché potesse avere la possibilità di giocare, perché ma penso anche a un giovane come Manfredonia o come altri. Temo che avranno poche possibilità e pochi spazi per poter scendere in campo quest'anno. Sagramola, sempre nella serata, l'amministratore delegato, sempre nella serata che abbiamo fatto con Claudio Stella domenica, diceva che per esempio sull'Attanzio era più propenso a tenerlo a Vicenza perché è un giocatore che piace, e anche a me piace l'Attanzio così come mi piace Talarico. Però ho il dubbio che alcuni dei giovani e molti dei giovani che sono rimasti faticheranno un po' a trovare spazio nel Vicenza della prossima stagione. Vado da Cesare al 345-7959-749, dice: ben ritrovati, finalmente terzo tempo, e ci chiede: qual è la squadra che dobbiamo temere di più e perché? Corrado, partiamo da te. Ma allora guarda, premesso che poi salterà fuori sicuramente come ogni anno una sorpresa che potrebbe anche essere il Mantova, anche se l'ho visto di recente, insomma non è che mi ha proprio fatto sta grande impressione, però insomma calcio d'agosto ha sempre un valore abbastanza infimo, cioè le squadre poi insomma si guardano quando ci sono i tre punti in palio. Io penso che forse a livello di giocatori singoli a Triestina è la squadra che diciamo ha fatto
fatto un mercato di un buon livello, però per quanto riguarda il lavoro di Mr. Tassel credo che sia veramente improbo, perché metterà assieme credo 15 giocatori nuovi è veramente molto molto complicato, quindi loro hanno questo handicap molto grave perché devono praticamente ricominciare da zero. Ha fatto una buona squadra il Padova, e poi oltre a queste squadre io onestamente ripeto, sorpresa a parte che salterà fuori come salta fuori ogni anno, poi vedo delle compagini nettamente inferiori dal punto di vista tecnico, qualitativo alla squadra biancorossa. Luisa. Sì, concordo, come dicevo prima, secondo me la Triestina sulla carta è l'avversario più pericoloso, ha cambiato tantissimo, ha un allenatore importante perché Attilio Tessera è un allenatore che la C la conosce benissimo, l'ha già vinta più di una volta, tra l'altro era un nome di cui si era chiacchierato anche per venire sulla panchina del Vicenza, perché alla fine gli ultimi tre nomi di cui si parlava erano appunto Attilio Tesser, Aimo Diana e Mimo Toscano, che poi è rimasto a Cesena, quindi un allenatore che conosciamo, un allenatore di grande esperienza, di personalità, un allenatore molto bravo che conosce la categoria, però hanno cambiato tantissimo e quindi dovrà fare un grande lavoro davvero a Trieste. A parte la Triestina, come diceva Corrado, per qualità di giocatori io sinceramente non me le vogliono le altre squadre, ma a livello del Vicenza io devo ammetterlo, non vedo nessuno, perché il Padova sì, una buona squadra, ma non è ai livelli del Vicenza e le altre, il Mantova, anche il Trento può aver fatto una buona squadra, però devo ammettere che a livello del Vicenza faccio fatica a trovarne delle altre. Poi come sempre abbiamo visto che l'anno scorso campionato alla fine ai playoff ha vinto il Lecco, che era sicuramente al di fuori delle previsioni di inizio stagione dello scorso anno, per cui poi le sorprese ci sono sempre, però sulla carta, a parte la Triestina, io fatico a vedere una squadra, almeno ripeto sulla carta, che abbia la qualità, la forza, la rosa anche e le alternative che ha il tecnico Diana qui a Vicenza. Saluto Tiziano che ci raggiunge da Torri di Quartesolo e ci chiede: qual è secondo voi l'acquisto migliore che ha fatto il Lanerossi Vicenza in questa stagione? Corrado. Ma io credo che la cosa che più mi ha convinto anche nei giocatori, devo dire, ma anche come scelta tattica, è quella di ripristinare un modulo 3-5-2 con insomma gli esterni di fascia che siano adatti al modulo stesso, cioè mi spiego, non vedremo più, nonostante la bravura tecnica, giocatori come Dal Monte e Begic che sono attaccanti, e Begic ne è la testimonianza perché sta facendo bene a Parma giocando da attaccante, da esterno offensivo, ma vedremo dei giocatori come De Colle, come Costa, che secondo me sono due ottimi acquisti, che sono proprio adatti a quel ruolo, cioè a fare tutta la fascia, e quando c'è da difendere sanno difendere, e quando c'è da attaccare attaccano con una magari capacità offensiva minori di Dal Monte e Begic, che però non erano adatti a quel tipo di ruolo. Quindi per me la mossa chiave è stata proprio quella di andare a prendere dei giocatori che sanno fare bene quel ruolo, che è il loro pane e che sono abili sia in fase di offesa che di difesa. Luisa. Sì, concordo, io sono, l'ho detto da subito, che sono stata contentissima dell'arrivo di Costa e De Colle, sono stata contenta anche di che in alcuni ruoli la società abbia confermato i giocatori che c'erano, cioè che abbia detto da subito Gerardi resta Vicenza, che abbia detto da subito Ferrari da qui non si muove, perché le offerte e le richieste erano tante, e quindi sono stata contenta degli arrivi, anche degli arrivi di altri giocatori. Sono contenta che sia tornato Fausto Rossi, perché lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto che era giovanissimo quando è arrivato a Vicenza la prima volta, l'ho visto molto convinto, molto motivato, lui tra l'altro che è di Torino aveva un'offerta importante, ha rinunciato a una serie di proposte per venire a Vicenza, aveva un'offerta importante della Juve Next Gen, poteva restare a Torino che era casa sua, giocava alla Juve Next Gen, aveva la famiglia a Torino, invece è voluto ripartire da Vicenza, quindi mi piace anche che ci siano giocatori che sono arrivati con forti motivazioni per vestire la maglia biancorossa. C'è anche Umberto che ci chiede un riassunto di questo mercato, chi lo vuol fare, Luisa, Corrado?
Ditemi voi. Diciamo che le operazioni sono state tante, quindi è lunga. Lui ha detto in modo, se si può, ha chiesto se si può, poi riusciamo. Vediamo se trovo la mia tabellina dei pezzi che ho scritto oggi, così facciamo prima. Sì, perché ha detto che si è collegato adesso, quindi si è perso qualche messaggio per strada, ma non c'è problema. Facciamo un piccolo riassunto, vai Luisa. Corrado, aiutami se mi perdo qualcuno. Vai, intervieni anche Corrado. Esatto, allora i volti nuovi sono Rossi, Pellegrini, Golemic, Costa, Massolo, Laezza, De Col. Giusto? Sì, sette, sì, assolutamente sì. A cui aggiungiamo Proia, se vogliamo, che è rientrato per fine prestito, ha prolungato il contratto fino al 2025, quindi lo consideriamo, tra virgolette, se vogliamo, un nuovo arrivo. Sì, anche poi, se era già di proprietà. Era già di proprietà, certo, è rientrato per fine prestito. Sono rimasti a Vicenza alcuni giovani che sono rientrati, vari Lattanzio, Tronchin, Talarico, Manfredonia, Fantoni, che erano rientrati da fine prestito e sono rimasti a Vicenza. In uscita ha detto che Cappelletti è andato a Brindisi ed è stato ufficializzato oggi, e che poi sono stati ceduti al Bologna i due giovani Tonin e Alessandro Zonta, classe 2007. Riepilogando le uscite dei giorni scorsi, e anche qui aiutami Corrado se mi dimentico qualcuno dalla mia tabellina: Belmonte è andato alla SPAL, Bellic è andato alla Juve Stabia, Ovizak è andato al Giuliano, Chester in prestito alla Torres, Corradi all'Hellas Verona, Zonta è andato a Taranto, Busato al Sestri Levante, Alessio in prestito alla Roma, De Planche al Palermo, Bellic al Parma, e Giacomelli l'abbiamo salutato perché si è svincolato il 30 giugno ed è andato al Mantova. Tutto giusto, direi, Corrado, tutto vero? Giusto, abbiamo dimenticato, Corrado, qualcuno? Aiutami. No, non mi sembra. No, direi che non ci siamo dimenticati di nessuno. Allora vado invece con il prossimo messaggio che arriva da Elia, ci raggiunge da Padova e ci chiede: io sono un grande tifoso della Nerossi Vicenza, seguo la squadra da ormai 26 anni e vi chiedo già qualche anticipazione della partita che ci sarà lunedì. Corrado, partiamo da te. Ma a livello di formazione io credo che insomma già da domani, quando la squadra insomma si ritroverà e sappiamo chi c'è e chi non c'è, sarà anche tutto più facile, più semplice per il mister, anche insomma se chi come Scarsella per esempio è rimasto fino all'ultimo minuto sul vado non vado, ovviamente avrà poche chance di giocare. Ma io credo che il mister abbia già le idee molto chiare, per cui per quanto riguarda la formazione ritengo che per portiere e difesa non ci siano dubbi, è quella che abbiamo appunto annunciato con Confente, Gherardi, Golemic e Laezza. Poi da De Colla a destra e Costa a sinistra sono assolutamente inamovibili. Ritengo che il centrocampo a tre con Cavion, Ronaldo e Proia altrettanto abbia grandi chance di essere quello titolare. E poi davanti con Ferrari forse c'è l'unico dubbio, perché Rolfini sicuramente è una preparazione migliore rispetto a Pellegrini, che si è allenato da solo prima di arrivare a Vicenza, perché anche lì col Sassuolo c'era qualche problemino e Sassuolo non l'ha convocato nel ritiro estivo, si è allenato da solo, quindi magari non è al meglio. Ma io credo insomma che la formazione è già pronta ed è questa, e l'11 che scenderà in campo contro Albino Lefe per cercare la prima vittoria del campionato, credo che il 99% sarà questa. Andiamo 0445 490 200. Pronto, chi abbiamo in linea? Sono ancora io, Francesco. Francesco, ti ammonisco definitivamente. No, cartellino rosso. Cartellino rosso, no, ti do due ammonizioni, poi cartellino rosso, dai. Allora, no, ma io non ho mica rubato. Ci sono dei messaggini da leggere, piano piano stiamo leggendo tutti i messaggini che ci stanno arrivando, quindi molto tranquillo. Diciamo che la calma dopo la tempesta, anzi la calma prima della tempesta nel nostro caso, di lunedì. Allora no, volevo fare una considerazione. Prima si parlava dei giovani che avranno poco spazio, ma scusate un attimo, 5 sostituzioni su 38 partite sono 190 presenza in campo, se vogliamo dirla tutta, quindi
i giovani possono fare minimo 10, 15, 20 presenze. Sicuramente se l'allenatore fa una disamina accurata, eccetera, magari se siamo in vantaggio in classifica magari di 4-5 punti, eccetera, può su 5 metterne dentro 2-1, 2-3 ogni partita eventualmente. Cioè io faccio anche questa considerazione, cioè non partirei, cioè voglio dire il Talarico, il Tonkin e compagnia bella, quelli lì possono fare tranquillamente i 20, 25, 30 minuti e questa è la forza nostra, della nostra squadra, avendo 27, 28 giocatori più o meno allo stesso livello, cosa che le altre squadre non hanno. Ecco, era questo un po' la considerazione. Va bene, grazie Francesco. Scusa se sono intervenuto tre volte. Sai che non lo farai, vero, in campionato questa cosa, sarà una la possibilità di chiamare. Abbraccione a te, abbraccio, grazie, ciao, grazie, arrivederci a te. Allora io andrei invece con questo messaggino vocale, sentiamo chi ci ha raggiunto, chi c'è? Domanda, secondo voi, visto i tanti esuberi che sono rimasti, con il mercato aperto per Lecco, Brescia, Casertana e Perugia, qualcuno non può accasarsi da quelle parti? Ciao, buona serata. Grazie, ciao, buona serata a te, ciao Lorenzo. Luisa, come rispondiamo? Oddio, la vedo un po' difficile, però non si sa mai, per carità, potrebbe sempre essere, visto che ci sono alcune società a cui pare concederanno un extra time al calciomercato, potrebbe anche essere che magari vengano a bussare alla porta del Vicenza, forse magari l'avrebbero anche già fatto, intendo. Penso a situazioni come quelle di Scarpella, che sembrava ad un certo punto ad andare a Pescara, si è parlato di Lumezzane, poi non è mai riuscito a trovare la quadra con la destinazione ipotizzata, e quindi la vedo un po' complicata. Per carità, tutto può essere. Corrado. Sì, è una soluzione, diciamo, teoricamente possibile. È chiaro che insomma, società di C possono tranquillamente pescare a Vicenza, magari le società di B la vedo un po' più complicata, perché probabilmente le società di B andranno a pescare, come ha fatto per esempio quella volta il Vicenza, che ha avuto quel periodo di mercato allungato, andando a pescare in A, andando a trovare giocatori come Di Gennaro, come San Pierisi, che in altre situazioni insomma sarebbero stati sicuramente inarrivabili. Andiamo, prossima telefonata, pronto, chi abbiamo in linea? Sì, ciao Gioia, sono Roberto. Ciao Roberto, benvenuto con noi. Grazie, buona serata a voi, a Corrado e a Luisa, a tutti quanti. Grazie. Allora, io non sarei così, diciamo, propenso a dire che siamo con tanti esuberi, cioè mi spiego un attimo. Attenzione, perché Diana, come ha detto più volte, lui la preparazione fisica la fa molto intensa e diciamo che mette sotto i ferri tutta la squadra, li tiene sotto corda, non so dire, no? Ecco, e quindi il campionato è lungo e gli infortuni, volevo dire questo, sono, diciamo, speriamo di no, ecco, per carità, non voglio assolutamente volare in male a nessuno, ecco, però possono essere dietro un angolo, quindi avere anche, diciamo, un po' di abbondanza non fa mai male, perché dopo rischiamo, come è successo in passato, di andare a pescare magari gli svincolati o di rimpiangere perché manca questo, manca quello. Quindi voglio dire, avere il centrocampista in più, il giovane in più che è rimasto anche con noi, io sarei cauto e teniamocelo, insomma, quantomeno fino al prossimo mercato di gennaio, poi si vedrà. Ecco, quindi andare un attimo calmino a dire che siamo con tutti questi esuberi, perché ripeto, la preparazione che fa, da quello che leggo, da quello che si dice,
che fa Diana è molto intensa, molto molto dura, ecco, e quindi gli infortuni, vedi Pasini, insomma, no, quella pubalgia, qualche altro, che qualche acciacco. Ecco, il campionato è lungo, c'è anche la Coppa Italia, quindi insomma voglio dire da onorare, non dico da vincere, ma da onorare, e voglio dire, come diceva prima, qualche altro, ci sono anche i cambi e tante cose, quindi non considererei tutta, cioè con troppa facilità per questa abbondanza, quindi andiamo calmi e vediamo, e poi a gennaio eventualmente chi non ha trovato spazio, vabbè, va da un'altra parte, ma intanto aspettiamo un attimo. Grazie dello spazio che avete dato voi e buona serata a tutti, e speriamo un buon campionato. Incrociamo le dita, un abbraccione, grazie. Ciao a, voi, a lunedì, grazie. Ciao. 0445 490 200, voi che cosa ne pensate? D'accordo, non d'accordo? Fatevi sentire via linea diretta, oppure 345 7959 749, il numero magico di SMS, WhatsApp, scritti o vocali. Volete rispondere invece? Parto da Luisa sull'ultima telefonata. Ma guarda, io, ma a parte che non mi pare che nessuno di noi abbia parlato di esuberi, ma dicevamo semplicemente che io per esempio mi aspettavo che non tanti giocatori, ma magari un altro paio tipo Manfredonia e Fantoni potessero andare a giocare, perché secondo me rischiano di avere poco spazio, ma per far giocare e dare continuità ai giovani, perché è vero che ci sono tanti cambi, i cinque cambi, che il campionato è lungo eccetera, però ho l'impressione che magari possono fare qualche spezzone di partita, ma non avere la continuità che magari un ragazzo di 20 anni può essere utile per crescere. Quindi di esuberi io non parlerei, parlerei piuttosto di una rosa ampia con diverse possibilità. Il tecnico ha detto che l'ha detto più di una volta, voleva due, cioè almeno un'alternativa, cioè due giocatori almeno per ogni ruolo, e sicuramente li ha. Ne ha qualcuno in più, ben venga, ripeto, era soltanto questa, credo, da parte mia, ma anche penso da parte di Corrado, la considerazione che magari qualcuno dei ragazzi potesse avere la possibilità di giocare con continuità e non uno spezzone magari ogni tanto, tutto qui. Corrado. Sì, diciamo che insomma ci sono dei giocatori che difficilmente giocheranno, ma anche lo stesso Scarsella, insomma, credo che mentalmente si era sicuramente preparato ad andare a giocare da un'altra parte. Poi è un giocatore che ha una certa età e quindi magari sicuramente tornerà, si metterà in carreggiata subito e tornerà in gruppo e cercherà di dare il massimo, cioè, prendendo al volo l'occasione che magari il mister gli darà. Però è chiaro che insomma quando sei sul mercato, insomma, io i giocatori tra virgolette che dovevano partire allo Sporting si allenano a parte da una decina di giorni, ecco, questo è già la, diciamo, dimostrazione, la prova che un po' tutti nell'ambiente, sia diciamo, i giocatori che dovevano partire e la parte tecnica che appunto aveva tra virgolette deciso gli elementi che dovevano lasciare Vicenza, c'era diciamo una scelta già fatta, ben definita. Poi è chiaro che quando uno rimane si rimette, come dicevo prima, a posto, si reintegra nel gruppo e ritorna a lavorare. È anche altrettanto vero che quando ti alleni a parte per una decina di giorni e non giochi le ultime amichevoli, sei indietro nella preparazione e quindi sei sfavorito rispetto a chi invece giocherà già lunedì sera. È una legge del calcio che insomma si fanno delle scelte, perché poi sicuramente si dice sempre c'è bisogno di tutti, ma poi ci sono i titolari e ci sono le riserve, ecco, noi lo possiamo dire, il tecnico parlerà sempre di tutti i titolari, è ovvio che invece c'è chi è più titolare di altri, e questo insomma, come in tutte le cose, ci sono dei valori e chi scende in campo è sicuramente più forte di chi invece si siede in panchina. Vedo del dispiacere e anche tanti messaggi che riguardano Di Pasquale, ma perché? Perché non è arrivato? Perché insomma non si è trovato un accordo? Anche Andrea ad Altavilla Vicentina così torna su questo argomento. Luisa, Credo che non, cioè l'accordo c'era,
per l'arrivo di Di Pasquale, sarebbe dovuto arrivare a Vicenza. Aveva comunque l'offerta del Pescara, dove ritrova il suo allenatore Zeman, e quindi aveva questa, anche questa possibilità. Credo che a frenarlo poi alla fine sia stato il fatto che De Maio è rimasto a Vicenza, perché credo che se fossero usciti sia Cappelletti che De Maio, credo che Di Pasquale alla fine sarebbe arrivato a Vicenza. Il fatto che con De Maio non si sia riusciti a trovare la quadra per la rescissione contrattuale, che il difensore centrale sia rimasto a Vicenza, credo abbia un po' bloccato e chiuso la strada a Di Pasquale, che sembrava dover arrivare con la rescissione di De Maio e la partenza di Cappelletti. Cappelletti è andato, De Maio è rimasto, e quindi credo che questo abbia fatto fare probabilmente un ragionamento diverso alla società. Corrado. Ma guarda, che l'accordo fosse praticamente fatto lo posso confermare, perché da Arezzo il direttore generale Giovannini aveva appunto detto: per noi è tutto fatto, tutto a posto per Di Pasquale al Vicenza. Poi è normale che probabilmente la società ha preso tempo, perché appunto sia le situazioni di Cappelletti che di De Maio, ma anche di Valietti, insomma, che era dato in uscita e poi è rimasto, abbiano probabilmente condizionato l'arrivo di Pasquale, che ricordiamo è pescarese, e oltre a ritrovare Zeman va a giocare a casa sua, anche se bisogna dire che lui aveva di fatto trovato un accordo con il Vicenza, e ritengo che se la società biancorossa non avesse un po' frenato, adesso potremmo parlare quasi sicuramente di un rinforzo che invece non è arrivato. Vado da Andrea da Marostica, che dice: ciao Gioia, ciao Corrado, ciao Luisa, volevo sapere se per caso è prevista una conferenza stampa post mercato. Ciao e grazie. Luisa. Allora, di solito sì, negli altri anni è stata fatta. Diciamo che per il momento non ci sono convocazioni in questo senso, quindi sicuramente non domani. Non so a questo punto come si potrebbe incastrare, nel senso che poi domenica ci sarà la conferenza stampa del tecnico, perché ci sarà la conferenza stampa del mister prepartita, e lunedì si gioca. La chiusura del mercato è arrivata proprio a 2 giorni dalla partita, quindi solitamente sì, viene fatto un punto bilancio di fine mercato, si spiegano magari alcune scelte che adesso magari noi stiamo commentando e magari non conosciamo nel dettaglio tutto quello che è effettivamente successo in queste ultime ore. Per il momento non è stata convocata per domani, e domenica ci sarà la conferenza stampa del tecnico prepartita, per cui vedremo. Di solito viene fatta, magari si farà domenica insieme al tecnico, o forse dopo la prima giornata di campionato. Vado da Kevin, che mi scrive: ciao Gioia, ciao ragazzi, ben ritrovati, volevo sapere se mi date un nome per la miglior promessa giovane di questa Serie C. Corrado. Beh, se diciamo la richiesta è generale. È generale, sì, lo scrive, insomma, generica, se sì, si può. Insomma, è abbastanza complicato, perché insomma sono tanti le squadre che, tra l'altro, alle 9:30 non sappiamo nemmeno esattamente tutte le operazioni di tutte le altre squadre. Diciamo che probabilmente un'arena del Gubbio dello scorso anno è difficile da trovare, questo era un piccolo fenomeno che già in B ha mostrato tutti i suoi valori. Su due piedi onestamente non lo so, a me credo che dipenda sempre molto anche dalla squadra in cui giochi, cioè, nel senso che quando sei giovane o sei un fenomeno a livelli, diciamo, importanti e in C, insomma, non credo ce ne siano, oppure è anche fondamentale il fatto di giocare in una squadra che ti permette di mettere in risalto le tue caratteristiche, ecco, questo senza dubbio. Luisa. Diciamo che concordo con Corrado, è difficile anche perché non conosciamo la chiusura del calciomercato per tutte le squadre della categoria. Io dico invece che spero che Jacopo Pellegrini, che è arrivato dopo un anno importante alla Reggiana dal Sassuolo,
si confermi, visto che è uno dei giovani comunque che sono in rosa biancorossa, si confermi e faccia un'altra stagione importante quest'anno con il Vicenza. Forza amici, ultimi messaggi 345-7959-749, telefonate 0445-490-200. Adesso sono un po' curiosa, Corrado, di chiederti invece cosa ti hanno scritto i tuoi tifosi, cosa ti hanno chiesto su biancorossi.net oggi. Beh, diciamo che le domande, i dubbi, le speranze sono quelle che insomma abbiamo, di cui abbiamo discusso stasera, insomma, anche perché è normale che la squadra, a parte l'operazione di Pasquale di cui abbiamo già parlato, era un po' fatta, ecco, un po' c'è, tra virgolette, non dico dispiacere, insomma, ma c'è un po' di, come dire, sorpresa dal fatto che appunto i vari Fantoni, i vari Lattanzio, i vari Manfredonia, Scarsella stesso potevano uscire, perché io credo che questi giocatori troveranno poco spazio, ma proprio perché anche numericamente ce ne sono tanti, e quindi è una questione di valori e anche del fatto che insomma sono giocatori che un po' conosciamo, che sono ancora giovani ed inesperti ed hanno proprio bisogno di andare a giocare, perché abbiamo visto che quando tornano i giocatori, mi riferisco per esempio a Talarico e Tronchin, dopo aver fatto delle esperienze fuori, e tornano molto più pronti, molto più maturi, molto più giocatore, molto più, diciamo, proprio anche magari anche forzati fisicamente, mentalmente, ecco, per cui esperienze che Fantoni ha fatto poco in parte ad Ancona, Manfredoni ha poco al Limolese, Lattanzio secondo me poteva tornare ad Arzignano, sarebbe stato utile un po' per tutti, e invece poi alla fine hanno cercato una cessione negli ultimi minuti alla Virtus Verona, ma non c'era proprio il tempo materiale per definire l'accordo. Ecco, queste sono delle situazioni che io credo sarebbe stato opportuno poter portare a termine, anche perché così, con quattro elementi in meno, ripeto, anche la rosa sarebbe stata più adeguata al lavoro del mister. Luisa. Sì, concordo, era quello che dicevamo un po' prima. Oggi poi in questi giorni i tifosi mi hanno chiesto tantissimo cosa ne pensiamo delle nuove maglie. E questa era una domanda che ho tenuto proprio per ultima, volevo chiederla io, quindi ci sta, le maglie nuove, lo ricordiamo, descriviamole Luisa queste nuove maglie. Ma allora, devo dire che a me piacciono perché sono abbastanza all'insegna della tradizione, nel senso che c'è qualche dettaglio particolare, però la maglia a strisce biancorosse è una maglia a strisce biancorosse, ha questi dettagli particolari con questo, non so come chiamarlo, filetto nero laterale, i bottoncini col profilo nero, però insomma la maglia biancorossa è la maglia biancorossa, e quindi quella è la cosa che a cui i tifosi tengono di più. E poi sono comunque maglie, la maglia nera e la maglia bianca sono la maglia, diciamo, la maglia da trasferta, la terza maglia, sono un po' particolari, hanno questi impresso, questo motivo che richiama un po' il disegno della Basilica Palladiana. Sono state fatte delle scelte che legano un po' alla storicità della città e ai simboli della città. Poi c'è ovviamente il come si dice, la R blu storica, che non, quella non si può toccare assolutamente, e poi anche il simbolo della provincia, e ovviamente la coccarda tricolore, perché il Vicenza ha vinto la Coppa Italia di Serie C 2022-2023, quindi le maglie sono anche impreziosite da questa coccarda tricolore, e quindi lo stiletto simbolo della provincia, insomma sono molto legate al territorio. A me devo dire che quella striscia biancorossa è quella del cuore, è quella che mi piace di più, e quindi è quella a cui sono più legata.
Facciamo anche un viaggio nel passato con Luisa e Corrado sulle frequenze di Stella FM. Partendo da Corrado, ti chiedo qual è stata la maglia più bella. Di che stagione parliamo, Corrado, quando si parla della tua maglia, quella che ti è piaciuta di più di tutti in assoluto? E anche ti chiedo, voglio chiederti la partita che più ti è rimasta dentro, più ti è rimasta nel cuore, e se puoi anche perché. Ma allora, guardando la maglia che mi piace di più, perché è quella a cui mi sento più legato, è quella della Real Vicenza, questa maglia che è ancora di lana, insomma, vabbè, è una maglia. No, descriviamola anche perché magari molti non l'hanno vista, insomma, si sono persi quel tipo di stagione, quindi un attimino di particolari li voglio sentire anch'io. È una maglia storica con le strisce verticali bianco-rosse, la R blu. Non c'erano i nomi sulla schiena, ma c'erano i numeri neri molto ben evidenti, ma quella è anche un legame affettivo per tutto quello che ha rappresentato quella squadra. A livello estetico, per me la maglia veramente molto bella è stata la maglia del centenario, maglia biancorossa con le cuciture dorate, una maglia che esteticamente è stata veramente molto bella, anche per come è stata confezionata. Ecco, questo sono due, diciamo, aspetti, due chicche, sì, diciamo, diversi. Ecco, e per quanto riguarda invece la partita, io dico sempre che una delle partite che ricordo sempre con grandissimo affetto, perché potrei dire la Coppa Italia, la vittoria della Coppa Italia, la vittoria con il Chelsea al Menti 1-0, che sono ovviamente partite che uno non dimenticherà mai. Poi ho avuto l'onere e l'onore di raccontarle, ma forse la partita che ricordo sempre con un grande piacere è la vittoria 2-1 del Vicenza contro l'Empoli l'anno della promozione della C alla B, quando Lopez segnò il rigore battendolo due volte con il Menti stracolmo, quasi 25.000 spettatori, il gol di Gnignaccio in contropiede col pallonetto al portiere avversario. E una partita che, insomma, io ricordo ancora forse quell'urlo al gol di Gnignaccio. Ah, quello di cui hanno tanto parlato. Beh, è quello l'urlo. Diciamo che ce ne sono stati tanti. Ecco, quello, voglio dire, magari non è così famoso come quello di Zauli, ma insomma, ed è probabilmente una partita che poi, insomma, è stata fondamentale per la promozione in B, che ha dato uno slancio determinante a poi tutto quello che è successo con la promozione poi in Serie A, la Coppa Italia, la Coppa delle Coppe, insomma, ha dato lo slancio a un periodo che è stato veramente straordinario, purtroppo credo irripetibile, ma come dico sempre io, mai mettere limiti alla provvidenza. Anno, Corrado, non l'hai detto? Beh, è l'anno della promozione in Serie B, è una stagione che, diciamo, è stata caratterizzata anche, Luisa se lo ricorderà molto bene, 92-93, sì, da quella stagione in cui, insomma, a Trieste il patto d'acciaio, ma guarda, 14, ne parlavo con Gianni Lopez il 14 febbraio la sconfitta di Trieste, esatto. 1-0, lì il Vicenza, che era in situazioni economiche decisamente precarie, per usare un eufemismo, rischiava che i giocatori lo potessero mettere in mora, quindi avrebbe voluto dire che tutti i giocatori si sarebbero potuti liberare e quindi la squadra, diciamo, sfaldarsi a campionato ancora in corso. E come diceva Luisa, c'è stato questo patto d'acciaio dopo la sconfitta 14 febbraio 93 a Trieste, 1-0, una partita, insomma, che pareva avesse anche messo la pietra tombale alle possibilità di promozione. Invece quel patto d'acciaio fatto appunto da una squadra di uomini prima che di giocatori, come dice sempre il presidente Pirato del Carbonare, ha segnato la storia, la svolta, perché poi tutti si sono uniti, hanno detto no, noi ci crediamo, vogliamo andare avanti, vogliamo andare fino alla fine, cercando in tutti i modi di vincere il campionato. L'hanno vinto e da lì, voglio dire, c'è stata questa svolta determinante, come dicevo io, quindi
92-93 la promozione, 93-94 la salvezza in Serie B con Olivieri e poi 94-95 la promozione in Serie A con quel girone di ritorno straordinario, quella galoppata con Roby Boom Boom Morgita che si segnava in continuazione a raffica dopo un giorno d'andata, insomma, in cui come si diceva faceva gol nemmeno con le mani, insomma, questa è un po' la storia dei grandi attaccanti. Adesso vado da Luisa, ti chiedo la stessa cosa per quanto riguarda la maglia di chi anno stiamo parlando, quindi la maglia che così ti è rimasta nel cuore, ce l'hai lì, cioè non c'è niente meglio di quella maglia, e poi la partita che hai nel cuore, la partita quella che non dimenticherai mai nei secoli nei secoli. Allora, per le maglie, allora, giusto per non per cambiare un po', io ne ho due a cui sono molto affezionata a casa. Una è un regalo che mi hanno fatto ed è una maglia del Vicenza di Gigi Fabbri, e l'altra è una maglia degli anni di Guidolin, di cui stavamo parlando adesso, a cui sono particolarmente affezionata perché è la maglia di Roby Boom Boom Morgita, e con una dedica, ed è una maglia a cui sono particolarmente affezionata, a parte che mi piace la maglia, tutto bianco rosse, lo scudettino, il colletto a camicia per capirci, mi piace la maglia, e mi piace la maglia perché mi ricorda degli anni bellissimi, come diceva prima Corrado, le due partite che credo non dimenticheremo mai, anche perché abbiamo avuto la fortuna di commentarle insieme. Questo non depone al favore né mio né di Corrado sulla nostra età anagrafica, però eravamo già lì a commentare queste partite. La finale di Coppa Italia è un ricordo stratosferico, veramente incredibile. Io mi ricordo di aver guardato i giocatori quando sono usciti dal tunnel con la musica di Carmina Burin a tutto volume allo stadio, da brividi, e ho guardato la faccia di Capitan Gianni Lopez, che sarà il nostro avversario lunedì, con gli occhi della tigre, come abbiamo visto tante volte, e ho detto: questa coppa la vinciamo. E poi vabbè, la finale contro il Chelsea è stato magico. Io se lo ricorderà benissimo Corrado, a un certo punto ci siamo guardati, saltavano tutti e ci siamo guardati e ha detto: adesso andiamo giù, cioè il Menti crolla e ci troviamo tutti sotto, perché era impressionante, lo stadio pulsava, tremava, non so come dire, ma sono delle emozioni straordinarie. Poi però quegli anni lì, come diceva Corrado, dalla promozione dalla C alla B e poi tutta la cavalcata, io mi ricordo anche un 2-0 che magari ha poco valore per la partita doppietta di Ambrosetti contro la Reggiana, che ci ha dato il primo posto in classifica in Serie A il 24 novembre del 97, mi pare, del 96, ed è stata una cosa straordinaria, cioè eravamo davanti alle più grandi squadre della Serie A, sono ricordi bellissimi, abbiamo avuto la fortuna di commentarli, e ne parlavamo proprio anche con Gianni Lopez, che ho sentito per un'intervista, ma poi si finisce sempre per chiacchierare, ripensando a quegli anni. Sono stati anni straordinari, io vorrei tanto riviverli, ho avuto la fortuna di viverli già una volta, ma mi piacerebbe tanto rivivere certe emozioni, perché si restano nel cuore e sono indimenticabili. Calcio d'angolo, e adesso vi chiedo invece, visto che di giocatori il Vicenza ne ha visti tantissimi passare, qual è secondo voi il giocatore migliore che ha mai avuto il Vicenza Calcio? Parto da Corrado. Sai, quando uno barra due difficile, hai la fortuna di poter aver visto due palloni d'oro, capisci che già quelli, è scontata la risposta, partono avvantaggiati, ecco, quindi sai, sicuramente. Poi io non so se l'ho mai detto, ma ho anche un aneddoto molto particolare su Roberto Baggio. Perché, eccoci. Sì, praticamente quando io ero piccolino, Baggio ha due anni meno di me, ma un giorno sono andato a Caldogno con il pallone, con gli amici, a giocare una partitina, come si giocava da bambini, insomma, uno porta il pallone, le porte sono con i paletti mezzo metro, si gioca, insomma. E c'era questo ragazzino che poi magari sembrava anche più giovane di quello che era, Ricciolino, me lo ricordo, carnagione scura, che era una cosa, era imprendibile, era una roba, io che non lo conoscevo perché insomma venivo da un paese, chiedevo a tutti: ma chi è questo? Ed era
ed era Roberto Baggio. Quindi, insomma, fatta questa premessa, però voglio dire che siccome quando andavo con mio papà, come tutti, insomma, siamo stati portati dal papà, dal nonno, dallo zio, insomma, al menti, io andavo con mio papà che di ruolo faceva difensore anche a buonissimi livelli, e quindi mio papà mi indicava sempre la difesa, e lui che era uno stopper mi diceva: guarda Prestanti, che era lo stopper del Vicenza, guarda come si muove. E io invece, che come sempre i figli, insomma, si seguono i padri ma non proprio alla lettera, guardavo un giocatore che gli giocava vicino, che in teoria era difensore ma in pratica andava dappertutto, con una capacità di inserimento in avanti, una tecnica, un'eleganza straordinaria. Ed è questo giocatore, si chiama Giorgio Carrera, ed è probabilmente il giocatore che mi è piaciuto di più, che mi è rimasto nella testa, nel cuore, per come giocava. Tra l'altro, come dicevo prima, giocava difensore, ma poi è stato bellissimo un giorno quando, parlando del Real Vicenza, c'era il suo compagno in teoria di reparto, Prestanti, al quale sì, è stato chiesto cosa ne pensava appunto del suo compagno di reparto, il suo in difesa Giorgio Carrera, e Prestanti ha risposto: ah, perché Giorgio Carrera giocava in difesa. Quindi, per capire che è stato un difensore tra i primi a interpretare il ruolo anche in maniera offensiva, è stato un giocatore veramente innovativo per tanti aspetti. Luisa, è difficilissima questa domanda. L'ho fatta apposta, infatti ero curiosa di ascoltare le vostre risposte. Una mezza l'avevo già fatta, una mezza idea, però. Allora, detto che ovviamente, come diceva Corrado, io mi sono innamorata del Vicenza da bambina, guardando la stessa squadra di cui parlava lui adesso, cioè la squadra di Gigi Fabbri, del secondo posto dietro la Juve in Serie A, e da Franco Cerilli con i suoi calzettoni abbassati a Giorgio Carrera, indiscutibile, indimenticato, straordinario Paolo Rossi, e poi abbiamo avuto la fortuna di vedere anche un certo Roberto Baggio, che è esordito giovanissimo. Io, allora, per togliermi da questa difficoltà di dover scegliere il giocatore, ti dico due giocatori che porto nel cuore per motivi diversi. E uno non c'è più e si chiama Pier Mario Morosini, e che è nel cuore mio, come di tantissimi tifosi dell'Ane, tantissimi che gli hanno voluto bene. E l'altro, per motivi ancora diversi, è Julio Gonzalez, che è un altro giocatore che portiamo tutti nel cuore, perché a Vicenza ha vissuto una stagione che stava per diventare straordinaria, poi lo sappiamo tutti, la notte del 22 dicembre, quando ha avuto quel bruttissimo incidente stradale, è rimasto in ospedale, ha fatto una lunga degenza, ha perso un braccio e la sua carriera da giocatore è andata annullata in un secondo. Doveva andare in nazionale, doveva andare alla Roma in Serie A, insomma aveva una strada piena di grandi soddisfazioni aperte. Ha raccontato in un libro la sua storia, tra l'altro bellissima, ed è una persona che è rimasta legata al Vicenza, che mi scrive, ci scrive sempre, che vuole sapere cosa succede, che mi ha già mandato un messaggio di in bocca al lupo alla squadra per questa stagione, che tornerà presto a Vicenza. Ecco, scelgo loro due perché sono due che abbiamo nel cuore, anche se per motivi diversi. Pier Mario, che purtroppo, come sappiamo, non c'è più, ma ci è rimasto a tutti nel cuore, c'è l'associazione che porta il suo nome a Vicenza e che fa un'opera buona di promozione all'utilizzo dei defibrillatori, alla preparazione per intervenire in alcune situazioni in campo, e Julio Gonzalez, che ha avuto una carriera stroncata, ma si è dato una seconda vita con una forza straordinaria. Voglio ricordare loro due perché anche Julio è un esempio in tante situazioni ed ha un attaccamento alla maglia del Vicenza che è incredibile. Lui dice sempre, quando lo si intervista, quando si parla con lui, che lui in realtà è vicentino, perché ha sangue vicentino, perché quando era in ospedale gli hanno fatto talmente tante trasfusioni di sangue donato da vicentini, padovani e soprattutto vicentini e persone che vivevano nella nostra città, che è diventato vicentino anche lui. Ragazzi miei, quasi in chiusura, quale sarà la rosa per questa nuova stagione? Corrado.
Ma insomma, ci sono 32 giocatori credo, insomma, a disposizione di Mister Diana, quindi credo che insomma avrà solo che l'imbarazzo della scelta, quindi è una rosa che vede diciamo i quattro portieri con Fente e Massolo, che sono quelli che di cui abbiamo parlato. Poi ci sono c'è Brezan che farà il terzo probabilmente, con Siviero che invece andrà a giocare credo, nella primavera. In difesa con i titolari Golemic, Laezza e Gherardi ci sono appunto i giovani che sono rimasti, Lattanzio, Fantoni, c'è ovviamente De Maio, c'è Pasini a cui auguriamo di guarire presto per tornare a dare una mano, oltre ai cavalli, agli esterni di fascia che sono appunto Costa, De Col, che avranno come probabilmente alter ego quando insomma ci sarà bisogno di dare una mano, un po' di ricambio, Vaglietti a destra e Sandon che potrà giocare sia esterno che centrale nel centro-sinistra. A centrocampo ricordo anche Cataldi, che è un giocatore di cui abbiamo parlato poco in questa trasmissione, sfortunatissimo, lo ricordiamo gravissimo l'infortunio capitatogli il 7 dicembre dello scorso anno nella partita di Coppa Italia giocata a Viterbo, Viterbese Vicenza, dove Vicenza vinse, ma lui si ruppe un infortunio molto molto grave su quel perone. Si è allenato molto a parte in questa preparazione, non ha giocato mai un minuto. Onestamente speravo che avesse la possibilità di andare a giocare, perché ha bisogno di giocare come l'aria che respira, perché insomma mi dicono anche che insomma la gamba sta riprendendo la muscolatura, ma non è il meglio, e quindi insomma speravo che potesse avere la possibilità di andare a giocare. Poi insomma a centrocampo credo che Diana abbia Cavion, Greco, Jimenez, Ronaldo, Fausto Rossi, Scarsella che è rimasto, Proia, i giovani Tronchin, Talarico, Manfredonia, qualcuno probabilmente me lo sono dimenticato, e capite che è un organico veramente in cui non manca praticamente nulla, con un attacco che ha Pellegrini, Della Morte, Ferrari e Rolfini, che insomma in C sono quattro attaccanti di assoluto valore. Credo che lo scorso anno insomma abbiano fatto La Morte giocando un po' a Vercelli, un po' qui a Vicenza, ma abbiano fatto credo quasi 50 gol, insomma anzi probabilmente insomma contando anche gli 11 di Pellegrini forse sono stati anche di più, anzi sicuramente sono stati anche di più. Quindi capite che insomma quando hai un attacco che è proprio un puntare di giocatori che lo scorso anno ha fatto più di 50 gol, ma hai un organico che veramente ha pochi lati deboli. E poi parlerà il campo. Noi ci risentiamo puntuali nella serata di lunedì, partita che inizierà alle 20.45, Vicenza Albino Leffe, prima parte affidata con la radiocronaca a Luisa Nicola e Giovanni Barcaro, e poi nella seconda parte invece arriviamo io, Gioia e appunto Corrado Ferretto. Signori, volete fare un in bocca al lupo? Luisa, parti tu. Beh certo, sì, un in bocca al lupo grandissimo all'Ane, speriamo che ci regali le soddisfazioni che ci aspettiamo, e questa agognata promozione in Serie B di cui non parla nessuno, ma noi ne parliamo perché noi possiamo e lo diciamo, e speriamo davvero di poter festeggiare finalmente come si deve. L'anno di Carlo non si è potuto neanche festeggiare perché poi c'era il Covid e quindi non l'abbiamo neanche celebrato come città, piazza, tifoseria. Non si è potuto trovarsi con le bandiere, fare le feste eccetera, speriamo che l'anno prossimo sia l'anno dei festeggiamenti, che si possa celebrare finalmente il ritorno in Serie B dell'Ane. Corrado. Ma guarda, ripetendo quello che ho detto domenica a Montecchio nella notte bianca. Nella notte bianca, dove abbiamo appunto ospitato il direttore Sagramola, il presidente Chilese, il presidentissimo Dalle Carbonare, il presidente del Montecchio Aleardi, io ho chiuso con un Forza Montecchio, Forza Dignano e Forza Vicenza, che ribadisco da questi microfoni,
perché un Vicenza in B, come hanno detto anche Chiles e Aleardi, farebbe benissimo non solo a Vicenza, ai tifosi, alla società, ma anche a tutto il sistema calcio di Vicenza e provincia, farebbe bene alla Zignana, farebbe bene al Montecchio. E quindi diciamo che auguro ovviamente che gli obiettivi dichiarati, insomma, Vicenza in B, Zignano Salvezza e Montecchio chissà, insomma, se siano centrati, per cui ribadisco un forza e un grande in bocca al lupo a tutte queste tre società che insomma sono anche unite da un rapporto di collaborazione col settore giovanile, quindi questo poi aiuta sempre a sviluppare e a dare forza al calcio vicentino, per cui credo che insomma l'augurio è che ci sia un'annata in cui tutti possano centrare l'obiettivo prefisso e non serve che diciamo quale. Lo sappiamo, non lo diciamo. Grazie ancora a Luisa Nicoli, grazie a Corrado Ferretto, grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci avete chiamato, ci avete scritto, a tutti i tifosi che sono il cuore pulsante della nostra trasmissione. A lunedì, ciao e buona serata. Ciao, sempre Forza Lane, ciao ciao. Ciao, ciao a tutti. Avete ascoltato Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso. Un'estate, una radio, Stella FM. Your FM.